Bene, buonasera a tutti, benvenuti a questo secondo incontro sul libro della Genesi. Nel primo incontro siamo arrivati alla fine del capitolo terzo e abbiamo affrontato i primi due capitoli di creazione, e l'altra volta ho omesso di dirvi che sono due tradizioni molto diverse, l'abbiamo detto. La prima è di tradizione sacerdotale, più recente rispetto al secondo capitolo, e il secondo capitolo è di tradizione yavista, più antico rispetto al primo. Sì, non so. Dicevo, i primi due capitoli del libro della Genesi, abbiamo visto, sono tutti e due capitoli che parlano della creazione, che trattano della creazione, sono di due tradizioni completamente diverse. Il primo capitolo di tradizione sacerdotale e il secondo di tradizione yavista. E vi dico che il primo capitolo viene dopo, cronologicamente, il secondo. E il redattore finale del libro della Genesi, ma il redattore finale di tutta la scrittura, di tutto l'Antico Testamento, ha pensato bene di invertire l'ordine cronologico, perché per lui era più, come dire, era più semplice partire dalla creazione del mondo, del cosmo, degli astri, di tutto, e poi arrivare all'uomo. E il secondo capitolo, in base al redattore finale, partiva con la creazione dell'uomo, quindi ben si agganciava al primo capitolo, ma in realtà dal punto di vista cronologico i due capitoli sono invertiti, c'è prima il secondo e poi il primo. Poi siamo passati alla cacciata dell'uomo dal paradiso, abbiamo visto il gioco di parole con il termine Or ebraico, che con la lettera Aleph vuol dire luce e con la lettera Ain vuol dire pelli, vestito di pelli. E abbiamo visto che la cacciata di Dio non è soltanto punizione, ma è anche responsabilità, è anche apertura, è anche perdono. Prima di mandare l'uomo sulla terra, Dio lo riveste, e lo riveste di Or, di pelli, ma anche di luce. E dicevamo, una delle domande finali mi spingeva ad anticipare un po' la tematica di stasera, dicevamo che quel vestire da parte di Dio è un rivestire l'uomo di libertà, di libero arbitrio. L'uomo può scegliere se vestirsi di pelli, che puzzano, oppure vestirsi di luce, cioè ascoltando sempre la parola di Dio, perché la creazione parte con la parola, tutto è creato perché Dio parla, e tutto parte da lì, tutto parte da Dio e dalla sua parola. Il capitolo 4, e faccio una sintesi, tratta della vicenda di Caino e Abele, tutti sappiamo come purtroppo è andata a finire, ma ci dice molto sulla degenerazione del libero arbitrio. Essendo l'uomo libero, può scegliere. E nella storia di Caino e Abele vediamo come la scelta negativa può portare a conseguenze drastiche. E questo male, che parte dalla scelta di Eva, dalla scelta dell'uomo, e che si perpetua nella scelta di Caino e Abele, continua a degenerare fin quando Dio, tra il capitolo 6 e il capitolo 9, decide di mandare il diluvio. Dio si stanca, come se all'improvviso si pente di aver creato l'uomo. Che ho fatto? Si chiede Dio. Eppure io l'ho rivestito, io gli ho dato tutto. Nel giardino dell'Eden l'uomo aveva tutto a sua disposizione. Eppure si è ribellato, si è sostituito alla mia persona. Sapete, piccola parentesi, il peccato più grave per l'ebreo qual è? La maldicenza, il giudizio. E sapete perché? Perché il giudizio appartiene a Dio. E se io giudico,
mi metto al posto di Dio, e ritorniamo al peccato originale, e ritorniamo alla sostituzione. Se ci fate caso, tra Dio e io ci vuole soltanto una D, manca soltanto una D. Buonasera. Ci vuole soltanto una consonante, ed è facile invertire i ruoli. Allora, se io giudico, mi metto al posto di Dio e ritorniamo al peccato di origine, al peccato di sostituzione. Dio è creatore, l'uomo è creatura, e questo piano non può essere invertito. È vero, l'uomo conosce il bene e il male, ma non ha creato. È Dio che ha creato la creatura, che è l'uomo. E allora, ad un certo punto, Dio si stanca dell'uomo e decide di mandare il diluvio. Però anche qui non manda improvvisamente il diluvio. Prima di mandare il diluvio universale, chiama questo famoso Noè e comanda a quest'uomo di salvare alcune specie, o meglio, tutte le specie, ma soltanto alcuni elementi. Non può salvare tutto il mondo, salverà soltanto alcune persone e alcuni elementi di tutte le razze del mondo. Cioè, Dio vuole punire l'uomo, ma non vuole sterminarlo. Vuole punire l'umanità, ma non vuole distruggerla del tutto, perché è sua creatura e non può farlo. Gli animali sono creatura di Dio. E sul diluvio universale ci sono state tantissime teorie. Ve ne cito soltanto qualcuna. Addirittura si parla, ci sono studiosi con mattoni di questa dimensione, che parlano di un'antica alluvione mesopotamica, che effettivamente c'è stata, ci sono resti, l'archeologia ci parla che in un certo tempo della storia c'è stata questa grandissima alluvione che ha sterminato parecchie la popolazione mesopotamica. Oppure una catastrofe di proporzioni maggiori, come la caduta di una cometa. Qualche archeologo dice e afferma che in quel periodo più o meno è caduta una cometa, e la caduta della cometa ha provocato l'innalzamento delle acque, e l'innalzamento delle acque è lo sterminio di una popolazione intera. Oppure lo scioglimento dei ghiacci ha provocato il diluvio. E può essere, oggi noi lo sperimentiamo ancora, no? Lo scioglimento precoce dei ghiacci che fa sì che le acque si alzino e alcune terre vengano sommerse. Però vi ho detto già all'inizio che i primi 11 capitoli del libro della Genesi sono racconti eziologici, cioè, ve lo ripeto, aitia logos, discorso sulle cause. E siccome nel IV, V secolo la scienza non aveva fatto i progressi di oggi, sappiamo bene che l'uomo tenta di dare spiegazioni molto semplici, molto molto semplici. E allora il diluvio universale va interpretato in altro modo. Non sappiamo se realmente c'è stata una catastrofe o una cometa o un diluvio. Però sappiamo che a un certo punto Dio si stanca dell'uomo e decide di punirlo, salvandone soltanto una parte, un resto. Perché Dio sceglie Noè? Vi siete mai chiesto? Perché sceglie Noè? Boh. Uomo giusto è Giuseppe. C'è pure lì? Dice che è uomo giusto. In realtà, quando Dio posa lo sguardo su una persona, la domanda è spontanea, no? Perché a me? E lo vediamo anche nella storia dei profeti, no? Quando Dio sceglie, ad esempio, Geremia. Geremia, ho scelto te fin dal grembo materno. Geremia dice, ma perché a me? Io sono giovane. Oppure altre persone, a Mosè, io non so bravo, io non so parlare, altri dicono, Isaia lo stesso. Perché sceglie me? Non si sa, è una scelta libera da parte di Dio, però non è una scelta di privilegio. Questo è poco
ma è sicuro che tutte le persone scelte da Dio ne passano di tutti i colori. E Noè è il primo esempio della storia. Dio sceglie quest'uomo e quest'uomo, non, a differenza degli altri, non accampa scuse riguardo, nei confronti di Dio. No, lui dice sì, è tranquillo, è sicuro. Dio mi ha chiamato e io obbedisco alla sua parola. Questo ci fa capire, e mi dispiace un attimo, come dire, abbassare i toni sulla grandezza di Noè. Questo ci dice che il racconto è molto scarno. Cioè, al narratore non interessa la grandezza di Noè, ma interessa il simbolo del diluvio, interessa la simbolicità di questa persona. Più avanti, nella storia dei profeti, vediamo come il profeta inizia ad avere un certo ruolo all'interno della società, e allora lì iniziano le prime prosopopee sulle persone, no? Il profeta è una grande persona, è un uomo giusto, parla bene, sa indirizzare bene il popolo, mentre per Noè non c'è nulla di tutto ciò. Noè è scelto ed esegue l'ordine, perché il racconto non vuole dare rilievo a Noè, ma vuole dare rilievo alla scelta del Signore. Il Signore è stanco e decide di punire l'umanità, non tutta però, e salva Noè e alcune altre persone. Però, ve lo annunciavo già la volta scorsa, dopo il diluvio, e nelle altre religioni ci sono tanti esempi di diluvi, di punizioni da parte di Dio. Ad esempio il racconto di Noè, non so se l'avete mai sentito, il poema di Gilgamesh, è molto famoso, no? Nell'antichità. Se andate a rileggere la storia, vedete come molte cose si sovrappongono. Sembra quasi che il racconto di Noè sia preso pari pari dal poema di Gilgamesh, perché Dio a un certo punto punisce con il diluvio. Però qual è la differenza tra i due racconti? Salta subito all'occhio, agli occhi, è evidentissima. Che Dio, alla fine del racconto, si pente, mentre nel poema di Gilgamesh no, perché Dio non può pentirsi. Dio è l'essere perfetto, Dio può tutto. Dio può essere anche capriccioso, può essere anche... può anche vendicarsi nei confronti dell'umanità, perché Dio può tutto. Il Dio di Israele invece si pente di questa scelta e pone un arco. Il testo alla lettera dice getta un arco, è come se Dio gettasse un'ancora sul mondo, e quest'arco, lo dicevamo l'altra volta, è l'arcobaleno. Prima di mettere piede fuori dall'arca, Noè manda un uccello, manda la colomba, e capisce che il diluvio è passato. E guardando all'esterno dell'arca, Noè vede questo arco. Però attenzione, questo arco, lo dicevamo già l'altra volta, non serve all'uomo, ma serve a Dio. La prima alleanza della scrittura, l'alleanza noachica, cioè quella che Dio stabilisce con Noè, è un'alleanza, ricordate questi due termini, universale e unilaterale. Dio stabilisce l'alleanza con tutti quelli che possono guardare l'arco, cioè tutti. Tutti dopo una tempesta possiamo vedere l'arcobaleno. E quindi è un'alleanza universale, attenzione, è importante, poi lo vedremo dopo con Abramo, è universale, cioè Dio stabilisce il suo patto, la sua alleanza, con tutti quelli che sono capaci di guardare il cielo. Bello, no? E poi è unilaterale, cioè non chiede nulla all'uomo. Noi siamo in grado di mettere un arcobaleno in cielo, di gettare un arcobaleno in cielo. Noi non siamo capaci di farlo, no? È un elemento della natura, è un elemento che ci fa sorridere perché ci racconta qualcosa di Dio. Alcuni autori spirituali dell'antichità paragonavano l'arcobaleno al sorriso di Dio, proprio da questo passo, proprio dal passo di Noè. Quando il diluvio finisce, Dio sorride, e il sorriso di Dio è di tutti i colori, perché è di tutti, perché l'alleanza noachica è universale, è per tutti.
Questa alleanza però è anche unilaterale, cioè serve a Dio. Quando Dio vede l'arco dopo la tempesta, si ricorda che non deve più punire l'uomo, perché l'ha già fatto. E si ricorda che quell'umanità che lui ha creata è un'umanità da lui amata e perdonata già. Quindi l'uomo, nei racconti di creazione, nei racconti dei primi capitoli del libro della Genesi, è un uomo alleato con Dio ed è un uomo perdonato da Dio, a prescindere, perché l'arco serve a Dio e non a noi. Noi sorridiamo perché ci ricordiamo di quel perdono originario. E allora sorridiamo dinanzi all'arco, sorridiamo dinanzi al sorriso di Dio. Secondo alcuni questa non è la prima alleanza, secondo alcuni la prima alleanza è quella di cui abbiamo già parlato nel capitolo terzo, quando Dio decide di porre inimicizia tra l'uomo, tra la generazione del serpente e la generazione di Eva. E qui noi abbiamo visto subito un richiamo a Maria, il serpente che non può insidiare il calcagno alla generazione di Eva. Si può fare, non è che... però dal punto di vista scientifico è un passaggio un po' azzardato, perché Eva, abbiamo detto l'altra volta, è madre dell'umanità. Quindi questa maledizione di Dio, che per noi è benedizione perché maledice il serpente, perché il serpente non potrà mai insidiarci il calcagno, ha a che fare con la generazione di Eva. E se Eva è l'umanità, ha a che fare con tutti noi, non solo con Maria. Certo, lei è il prototipo di donna senza peccato, a cui il serpente non potrà mai e poi mai insidiare il calcagno, ma in quella benedizione, maledizione per il serpente, benedizione per noi, ci siamo tutti noi. Però non è, come dire, non è giusto parlare di alleanza in quel caso. Perché? Perché l'uomo non è coinvolto. Eva è un personaggio altamente simbolico. Noè è anche un personaggio simbolico, ma comunque ha a che fare con una persona. Dio poteva chiamare chiunque in quel momento, ma chiama questo personaggio famoso che è Noè. Al capitolo 11 poi, Dio ha un'altra occasione per punire l'uomo. Vi ricordate l'episodio della torre di Babele? Però Dio punisce in un modo particolare in quel caso l'uomo, mischia le lingue. Tutti parlano e nessuno si capisce. Però questo è anche bello, il significato è molto interessante, no? Nessuno capisce l'altro. Perché? Sempre perché, essendo liberi, possiamo, oppure, o meglio, siamo responsabili delle nostre azioni. Più ci allontaniamo da Dio, vedete il paradosso, la Torre di Babele è costruita in altezza, perché l'uomo ancora una volta vuole sostituirsi a Dio, vuole vedere Dio, vuole diventare più alto di Dio. Eppure più si avvicina a Dio in questo modo, e più si allontana. E più si allontana da Dio, più non capisce la parola, più non capisce le parole dell'altro e le parole di Dio, perché tutto parte dalla parola. Questo non dimenticatelo mai, la scrittura parte con la parola di Dio. Ci sia luce e luce fu. Così parte la creazione. Al capitolo 12 poi passiamo all'alleanza abramitica e qui ci fermiamo, anche se Abramo è un personaggio proprio bello della scrittura, ci sono pagine stupende che descrivono questo personaggio. E la storia di Abramo copre dal capitolo 12 del libro della Genesi fino al capitolo 25 del libro di Genesi, quindi è una storia enorme, lunga, mentre dal capitolo 25 al 36 la storia di Isacco e Giacobbe, e poi dal capitolo 37 al capitolo 50 la storia di Giuseppe il sognatore. Però noi ci fermiamo ad Abramo, e in maniera particolare ci fermiamo alla vocazione di Abramo. Scrivevo: è una storia affascinante, un intreccio sorprendente di cose straordinarie, di cose normali, persino banali e scandalose. Straordinari sono gli incontri di Abramo con il suo Dio,
Così, per esempio, l'incontro avvenuto a Sichem, dove Abramo riceve la promessa che i suoi discendenti sarebbero entrati in possesso della terra di Canaan, o quando successivamente Dio stabilisce con lui un patto di alleanza, o ancora quando Dio gli appare al querceto di Mamre, sotto le vesti di tre viandanti, che gli chiedono ospitalità, promettendogli poi la nascita di un figlio e avvertendolo dell'imminente distruzione di Sodoma e Gomorra. Più importante di tutti, infine, l'episodio che conosciamo tutti, in cui Dio mette alla prova Abramo chiedendogli di sacrificargli l'unico figlio, Isacco. Nelle pagine bibliche che ne parlano sono ben visibili le tracce di un uomo del suo tempo, dei suoi costumi, della sua mentalità, delle sue paure e dei suoi difetti. La storia di Dio scorre dentro la cronaca quotidiana di quest'uomo. Si può perciò anche dire che Abramo è la figura di un uomo qualunque, in un tempo qualsiasi. La storia di Abramo si apre con il racconto della vocazione, un testo brevissimo ma di eccezionale densità, che adesso leggiamo. Sono tre versetti, niente di più. Il Signore disse ad Abram: vattene dal tuo paese, dalla tua patria e dalla casa di tuo padre, verso il paese che io ti indicherò. Farò di te un grande popolo e ti benedirò. Renderò grande il tuo nome e diventerai una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò. E in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Avete ascoltato, no? Quante volte si ripete la parola benedizione o benedetto in tre versetti? Ben cinque. Tre versetti, cinque volte l'autore ripete la parola benedizione. E come inizia questo brano? Con un Vayomer in ebraico, e Dio disse. Come parte tutto? Con la parola, sempre con la parola. Dio si comunica con l'uomo attraverso la parola. E anche con Abramo tutto inizia con la parola, Vayomer. È la parola che più ricorre, è l'espressione che più ricorre nell'Antico Testamento, Vayomer, in ebraico, che è composto da una congiunzione, Vav, e disse, Vayomer, e disse. E poi c'è qui un'espressione molto simpatica, approfitto così, facciamo anche un po' di ebraico, no? Mi chiedevate prima dove insegno, a capo, e faccio un corso di ebraico appunto. Come inizia a parlare Dio? Con un'espressione molto simpatica ebraica, Lech Lecha, che equivale all'arabo Yalla Yalla, cioè andiamo, su, equivale al napoletano Yam Bel, è uguale, Lech Lecha. Dio interviene nella storia di Abramo con un Lech Lecha, su, forza, quasi a dire alzati, andiamo, bisogna andare. Però attenzione, Dio non dice dove andare, nel paese che ti indicherò. Certo è strano, no? Mi dici di alzarmi, mi dici di andare, ma non mi dici dove. Come se mia madre mi viene a svegliare di mattina, alzati al letto, dobbiamo andare. Sì, ma dove? È la prima domanda che uno fa. Invece Abramo no, non chiede. Nel paese che io ti indicherò, Lech Lecha, Yam Bel, andiamo, Yalla Yalla, in arabo. Vediamo dopo. Perché Dio, la stessa domanda, decide di rivolgersi ad Abramo? Non lo sappiamo. Dio sceglie. E quando Dio sceglie, ha da dire qualcosa non solo a quella persona, ma da dire qualcosa a tutti. Perché il chiamato da Dio non è un privilegiato, ma è un inviato a dire qualcosa da parte di Dio. La parola profeta non è altro che questo, profiemi, dire al posto di, oppure dire per qualcuno. L'alleanza con Dio, vedete, almeno all'origine, non si basa su un legame di sangue o un'appartenenza ad una razza. Questo viene dopo. Questo viene con le tavole della legge. Quando Dio decide di
scegliere quel popolo e di stipulare un patto così forte, tanto che ci vuole bisogno un po' di sangue, ci vuole del sangue per stipulare quel patto, ed è il sangue che, della morte dei primogeniti in Egitto. All'inizio però non c'è niente di tutto questo, non c'è né sangue né legge, ma c'è soltanto un uomo che si fida, un uomo che ha fede, e questo è Abramo. Abramo non chiede: ma dove mi porti? Dove devo andare? È questa la fede di Abramo, ed è per questo che Abramo, prima della legge ebraica, può essere il padre delle tre religioni monoteiste, è il padre dell'ebraismo, è il padre del cristianesimo, ma è anche il padre dei musulmani, Abramo, perché all'inizio non c'è né legge né sangue, ma c'è soltanto un uomo che si fida, quindi un uomo aperto a tutte le religioni, può essere il prototipo, il padre di qualsiasi religione, perché soltanto ascolta. Abramo cosa ha di particolare? La fede, perché ascolta. Abramo ascolta. La chiamata di Dio ha due scopi, o meglio tre. Il primo, scegliere Abramo e il popolo, perché Abramo non si muove da solo, ma si muove insieme al suo clan, al suo popolo, e poi l'universalità. Ma il primo scopo è in funzione del secondo. Il chiamato da Dio opera per la sua gente, ma questo operare per la sua gente è un operare per l'universo intero, per la universalità, per l'intera umanità. Vedete, Abramo lavora con il clan, lavora con il suo popolo, ma sta lavorando anche per noi. E così ogni chiamato, E non pensate subito ai preti o alle suore, tutti quanti siamo chiamati nel battesimo. E tutti chiamati lavoriamo nel nostro contesto, ad esempio nella nostra comunità parrocchiale, ma lavorando nella nostra comunità lavoriamo per l'umanità intera. E questo è la teoria dei famosi cerchi concentrici. Quando noi gettiamo un sassolino nello stagno, il primo cerchio è piccolo, lavoriamo ad esempio nella nostra famiglia, poi mano a mano i cerchi si allargano, allora il lavoro passa alla comunità, passa alla chiesa tutta, alla universalità, e ognuno è responsabile della chiesa, è responsabile del bene che può fare la chiesa. È facile, no? Lo diceva pure Don Gennaro in un'omelia che ho ascoltato, mi piace quando butta ste... lancia ste zappatine così. È facile addossare tutta la colpa ai preti, ai vescovi, ai cardinali, ai papi che si alternano. È facile, no? È vero, tutti quanti hanno le proprie colpe. Poi più si è in vista e più le colpe aumentano, perché più bisogna servire e meno si serve e più la critica è aspra. Però attenzione, la Chiesa non è fatta soltanto di questi grandi personaggi. Se noi facessimo una percentuale dei preti, dei diaconi, dei papi, dei vescovi all'interno della Chiesa, sarebbe una percentuale molto minima, molto esigua. La Chiesa siamo tutti noi, ognuno è chiamato a lavorare, e questa chiamata è certo prima per il contesto prossimo, ma poi è sempre per l'universalità. E la parola di Dio, mi appresto alla conclusione, la parola di Dio prima è un ordine e poi una promessa. Lech lecha, alzati, veloce, bisogna andare. E poi una promessa, ti prometto tutto questo, una generazione, un popolo, una terra. Ed esige dall'uomo una risposta, affermativa o negativa. Rientriamo di nuovo nel discorso del libero arbitrio. Però la parola, e questo è un insegnamento forte per noi, non può mai rimanere appesa senza risposte. La parola ha bisogno di un sì o di un no, di una risposta positiva o negativa. La chiamata di Dio non può rimanere così, ha bisogno sempre e comunque di una risposta. Una piccola parentesi che ci può servire. Le parabole di Gesù sono un genere letterario straordinario. Se ci fate caso, le parabole non si concludono mai. La parabola resta sempre
appesa, o meglio, la parabola si conclude sempre in chi ascolta. Ad esempio, il figlio al prodigo, il padre misericordioso. Sappiamo se il figlio maggiore entra o no nella casa del padre, dopo che il padre esce, lo supplica, vieni, bisognava festeggiare, è tornato tuo fratello minore, era perduto, adesso è tornato in vita. Sappiamo se il fratello entra o no? Non lo sappiamo, il testo si ferma. È voluta quella pausa, quella sospensione, perché il testo si completa in chi ascolta. E Gesù è un maestro, è lui, potremmo dire, in un certo senso, l'inventore della parabola. La parola del Signore chiede sempre una risposta, chiede un sì o un no. E lo stesso fa Gesù, che è figlio di Dio attraverso il genere parabolico, attraverso il genere della parabola. Non la concludo perché la devi concludere tu, con la tua risposta, con il tuo sì o con il tuo no. E la nostra libertà, però, ha delle conseguenze. Abbiamo visto il no dell'uomo fin dove porta, uccisione di Abele, diluvio universale, torre di Babele. Queste sono le conseguenze del no. Le conseguenze del sì, prima facevamo l'esempio di Maria, sono tutte visibili nel Nuovo Testamento, ma sono anche visibili nei grandi personaggi dell'Antico Testamento, nei grandi profeti che parlano al posto di Dio. Ognuno è responsabile del suo sì e del suo no. E dopo vi leggo, a conclusione dell'incontro, delle parole molto belle che ho trovato. Di un autore, il Cimosa, che parla degli eventi universali del nostro peccato, del singolo peccato, facendo appunto una riflessione sul brano della Genesi. Abramo, dicevamo, non si pone domande, semplicemente parte. Questa parola, però, e davvero sono alla conclusione, perdonatemi, questa parola, Lech Lecha, ha anche però un'altra sfumatura, perché in ebraico lecha significa alla lettera a te, lamed, complemento di termine, ha te, a te, per te. Lech va. Allora alla lettera questa espressione potrebbe anche significare va in te. Va a te, va per te, o meglio, traslitterato, rientra in te stesso. E allora la chiamata di Dio potrebbe essere anche interpretata come in una ricerca di senso. Se ci fate caso, Abramo nella scrittura è il primo ricercatore di Dio. Abramo non sa dove va. E forse questo è un altro indizio che ci dice che quell'andare non deve essere un andare soltanto fisico, ma deve essere un andare anche spirituale, alla ricerca di se stessi, perché è proprio in se stessi che si ritrova Dio. È proprio nella libertà di se stessi che si ritrova Dio, che si riesce a trovare il vero volto di Dio. Allora, questo brano ci dice molto. Sul nostro impegno, ci dice molto sulla nostra chiamata. Tutti, abbiamo già detto, siamo chiamati come Abramo, senza farci tante domande, a dire almeno sì o no alla scrittura. Abramo parte e questo andare, questo partire verso la terra promessa, la terra che poi Dio indicherà ad Abramo, è un partire per noi, come anche per Abramo, verso noi stessi, alla scoperta di noi stessi, perché è dentro di noi che noi riusciamo a trovare il vero volto di Dio. La creazione aveva fatto del caos un cosmo. Il diluvio fa del cosmo un caos. Cosmo in greco significa ordine, perfezione, cosmos.
sapete perché ritorna il caos? Perché il diluvio per l'ebreo viene dal cielo, come per noi, no? Però c'è un'interpretazione particolare. Quando Dio, e questo è il secondo atto della creazione, crea prima la luce, il secondo atto di Dio è quello di dividere le acque, acque superiori e acque inferiori. Quando Dio manda il diluvio è come se aprisse un attimo i rubinetti, e c'è di nuovo confusione, cioè le acque di sopra tornano a mescolarsi con quelle di giù, con quelle inferiori, quindi le acque superiori si mescolano con quelle inferiori, ed ecco la confusione. Allora, il peccato dell'uomo crea confusione, il peccato dell'uomo va contro il cosmo, va contro l'armonia, e gli effetti del peccato non sono soltanto personali, ma sono anche effetti, tra tante virgolette, cosmologici, cioè vanno ad inficiare quella originaria armonia con Dio. Eppure noi, sempre alla fine di tutti e due gli incontri, abbiamo la palla tra le mani. Dio ci perdona, l'abbiamo visto nell'alleanza noachica, a prescindere, in quell'alleanza universale e unilaterale. Dio ci chiama, l'abbiamo visto con Abramo, ci invita a partire, è vero, materialmente, ad andare, ma anche spiritualmente, a ritornare in noi stessi, però siamo sempre noi che abbiamo la possibilità, segnatevi questa parola, è possibilità, di vestirci di pelli che puzzano o di vestirci di luce. Allora sta a noi far sì che la chiamata di Dio diventi una chiamata operativa, una chiamata operante, che la parola non rimanga mai appesa, non rimanga mai piena di polvere nelle nostre case, ma che sia una parola che porti frutto, una parola che generi in noi un sì o un no, e che noi possiamo diventare cristiani che camminano, cristiani in movimento sempre, sempre, perché abbiamo detto sì alla parola del Signore. Mi ho zittiti. Questo potrebbe avere due ripercussioni. O state pensando, state riflettendo a quello che ci siamo detti, o vi siete addormentati. Abbiamo 5 minuti per le domande. A Capua. Sì. Alla luce di quanto abbiamo scritto, alla luce degli eventi che si stanno verificando, può essersi Dio stancato di parte del mondo? Sì, Dio si stanca ogni tanto dell'uomo, proprio perché è innamorato folle. E questa è la bellezza del nostro Dio, si sta, perché la differenza che tra il poema di Gilgamesh e il racconto di Genesi è che Dio cerca un dialogo con l'uomo, il nostro Dio cerca sempre di dialogare con noi, però l'arcobaleno ci salva. Ogni volta che Dio si stanca dell'uomo, si affaccia e guarda l'arcobaleno e dice: peccato, l'ho già punito, altrimenti l'avrei rifatto. E guardando all'uomo, guarda al suo innamorato e sorride con l'arco. Quindi, cioè, io dico di sì, che si stanca, c'è da stancarsi con noi. Appena mettiamo piede a terra si dovrebbe stancare. Volevo chiedere, la redazione del Genesi come la conosciamo noi, a che epoca? Risale al IV terzo secolo avanti Cristo, è molto tardiva. Molto, ma molto tardiva. Quindi raccoglie già delle diciamo l'interpretazione di alcuni fatti. Sì, 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 sì. Ed è fatta appunto dall'autore sacerdotale. L'autore sacerdotale. Quindi prende degli episodi, sì, che erano conosciuti e li trasfigura, li interpreta in una maniera sacerdotale. In una maniera sacerdotale, che è molto legata alla liturgia. Tutti i racconti, se ci fate caso, hanno questa interpretazione liturgica. Infatti il centro dell'Antico Testamento è il Tempio, è la legge, tutto lì si risolve. E il redattore finale, che è un redattore per lo più sacerdotale, dà questo indirizzo. Quindi la scrittura, quindi l'opera che facciamo noi esegeti, è quella di scrostare un attimo
questi racconti. Ma Mosè, poi, che è definito l'autore del Pentateco, era precedente. Mosè è definito l'autore del Pentateco dagli ebrei. Però dal punto di vista scientifico Mosè non può essere autore di tutto l'Antico Testamento, tutto l'Antico Testamento. Ma proprio Mosè non ha scritto nulla dell'Antico Testamento. Mosè è il personaggio principe, tutto il Pentateuco parla di Mosè, perché il redattore finale del sacerdotale ha voluto dare una... Ecco, quindi è spiegato. No, Mosè non ha scritto nulla dell'Antico Testamento. Vi sconvolgo, vi dico che ci sono studi che si domandano, si chiedono sull'esistenza di Mosè stesso. No, vabbè, ma io ho letto alcuni che si parlano che questi personaggi sono mitici, nel sì, senso sì, che sì, una sì. Qualcosa di reale poi si è costruito. Diciamo. Infatti è la teoria che vi ho detto l'altra volta dell'eziologia, no? Che è borderline col mito. Che il mito poi parte sempre da qualcosa di vero. Di vero, sì, 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 sì. Altre domande, dubbi esistenziali? No. Tornando alla domanda, la prima domanda del Signore, sì. Si dice un giorno Dio si stancherà veramente e l'umanità andrà in cesserà di esistere. Dovrebbe essere questo, ma un giorno spegnerà il sole, che nella parusia, il sole, nella parusia, di anni, voglio dire, sarà, che si però cioè per noi mai. L'umanità cioè, finirà, per, sacro profano, per noi l'umanità sì, finirà, non per lui, però per la fede l'umanità continua, e anzi quando finirà il mondo, ci sarà la parusia finale, almeno noi credenti questo professiamo, e la nostra anima si impossesserà di nuovo del corpo, questa è la definizione classica teologica, sono bravo, ho studiato. Per noi è fine, per Dio e per noi cristiani, per noi credenti, è il fine, non è la fine, ma è il fine di tutto, cioè noi siamo proiettati verso l'eternità, a vivere per sempre con Dio. Quindi cambia l'articolo, ma cambia molto nel senso. La fine per l'uomo, ma è il fine per il credente. Volevo collegare alla domanda del Signore. A ping pong. State... Sono stato io, mi scusi. Sul fine, sulla parusia. La fine. Secondo mio la fine non verrà mai. Perché se noi pensiamo a quando Gesù ha detto io fino a quando non avrò salvato fino all'ultima pecorella. E tutto sai, ma possibile che tutta l'umanità si potrà salvare? Questo lo sa solo lui. Questo lo sa solo lui, solo Dio lo sa. Ma le grandi catastrofe che ci sono ora, che capitano, possono anche essere che Dio è arrabbiato con noi. Io penso questo, però non sono un fisico. Sono eventi naturali. Certo, l'uomo biblico, l'uomo dell'antichità, l'ebreo, legge sempre questi eventi con gli occhi della fede. Ed è normale che probabilmente dinanzi ad un temporale catastrofico, l'autore del libro della Genesi dice: questa è punizione di Dio. Dalla leggenda, appunto. Tutto da lì, cioè tutto viene da Dio, ma in realtà è l'uomo biblico che legge con gli occhi della fede.
che tenta di darsi una spiegazione. Abbiamo detto pure prima, la scienza del tempo non è la scienza di oggi che riesce a spiegare una catastrofe. Quindi l'uomo biblico dice, è stato Dio che ha mandato la punizione. A noi sta il nostro compito è quello di andare a leggere il significato profondo della scrittura. È vero, ce lo presenta come una punizione, ma noi sappiamo benissimo che il temporale non è punizione di Dio. Però l'uomo biblico sta a dirci che questo Dio, quel Dio, ha a che fare con noi, vuole dialogare con noi e parla all'uomo con il tu. Gli altri dei non parlano nemmeno con l'uomo, hanno soltanto saette nella mitologia greca e poi latina. Il nostro Dio invece parla con l'uomo e dà a lui del tu, come se fosse un amico, come se fosse un suo conoscente, o meglio ancora, come se fosse il suo innamorato. Bene, io sono molto contento di aver fatto questi... Anche noi. Per ora sì, poi vediamo. Martedì prossimo ci sarà... Sarà di nuovo Don Gennaro. Ecco, l'ho letto, il caos che diventa il cosmo e caos del Cimosa. Grazie per la vostra attenzione. Grazie tanto.